Un saluto a tutti gli amici di mobileworld.it, benvenuti nella prova del nuovo speaker Bluetooth di Xiaomi. Ve lo faccio vedere subito, è una specie di piccolo cilindro, molto diverso esteticamente rispetto alle piccole soundbars, così le vogliamo chiamare, appunto delle barre di suono che avevamo provato fino ad oggi di Xiaomi. Questo invece è un piccolo cilindro, molto comodo da portarsi dietro, veramente molto compatto, non leggerissimo, sono 260 grammi, realizzato in plastica nella parte inferiore e in metallo nella parte superiore. Le due parti sono divise da una piccola linguetta in plastica che serve in sostanza a tenerle separate, visto che è possibile schiacciare la parte superiore verso il basso come tasto di conferma, e quindi ovviamente utilizzare la linguetta in gomma protegge il dispositivo da click involontari. Questa ghiera infatti superiore può ruotare per andare a aumentare o diminuire il volume. È veramente molto molto gradevole al tocco, e il click che fa ad ogni minima variazione quando andiamo a ruotarlo è veramente, dà una soddisfazione veramente molto molto notevole. La parte superiore, che è in tessuto, è invece lo speaker vero e proprio. Si tratta di 5 watt, non potentissimo, al massimo del suo volume può riempire una stanza di medie e piccole dimensioni con il suo audio, quindi può servire a vari scopi. Ovviamente non pensate per esempio di poterla utilizzare all'aperto in uno spazio abbastanza grande, perché in questo caso potrebbe non fare al caso vostro. USB che serve per la ricarica, e poi non abbiamo in sostanza nient'altro. Abbiamo frontalmente un LED di notifiche, il design è minimale, c'è appunto questo click che serve per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, e come abbiamo detto, ruotando la ghiera invece si va a modificare il volume, e sempre schiacciando la ghiera superiormente, in qualsiasi punto, non cambia dove andate a schiacciarla, è possibile anche rispondere alle telefonate, visto che funge anche da questo scopo con una qualità, devo dire, un po' inferiore alla media. Come ho detto anche per altri dispositivi simili, non lo acquisterei per quello scopo, ma appunto fa anche quello. Per quanto riguarda l'autonomia, si assesta intorno alle 5-6 ore, dipende poi anche dal volume di utilizzo, che per un dispositivo di queste dimensioni può anche andare bene, non è un record assoluto, ma appunto può andare bene. Noi l'abbiamo preso su GearBest, dove ovviamente il prezzo è un po' variabile, ma noi l'abbiamo preso a 32 euro, che secondo me lo rende un perfetto regalo, soprattutto perché è veramente molto molto bello. Spendendo probabilmente un po' di più, anche se poi un po' di più in questa fascia di prezzo si rischia facilmente di arrivare a spendere il doppio, potete sicuramente comprare dei dispositivi che offrono una potenza superiore, ma probabilmente non gradevoli come questo, non portabili come questo, quindi per il suo prezzo comunque vale quello che costa. Per questa rapida prova è tutto, trovate sul sito mobileworld.it i dettagli di questo prodotto e anche il link per l'acquisto. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per Mobile World.